Ero io, neri tu, ne eravamo tutti un po' convinti che la verità andasse cercata. Poi un giorno arrivò ad una certa bugia e decapitò la mia poesia già condannata. Oggi cerco ancora la mia libertà, metto in fila indiana le mie colpe come volpe dentro nella tana e attendo tranquillo che arrivi il mio turno con te. Eri tu, ero io, eravamo tutti un poco ingenui, poco attenti nel digrignare i denti. Guardavamo felici in cima al monte il panorama con le vipere mentre crollava il ponte. Oggi cerco ancora la mia libertà, il bene collettivo mi coinvolge ma col dito medio temerario. Signori, uno dei più grandi artisti che ho conosciuto nella mia vita, Umberto Maria Giardini, o Molteni, in questo caso. Umberto, sono emozionato. Posso venire di là? Tu puoi venire dove ti pare. No, perché mi piace più il lato sinistro. Eppure a me, allora famo così, stiamo seduti a due. Per un artista come te, che cosa vuol dire la libertà? Per un tipo di artista come te? Secondo me esistono tante libertà, perché ogni libertà è diversa come siamo diversi noi. E quindi la libertà, artisticamente parlando, se non altro, è sempre da mettere a fuoco, da tradurre e da custodire. Ah, sicuro. Da preservare. Da preservare. Da difendere. Signori, un grande artista, Umberto Maria Giardini.